Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale. Io sono Francesca e buon Capodanno! Il 2020 è l'anno in cui tornerò a fare i video in italiano e così non so se la cosa potrà rendervi felice o meno, ma sta succedendo, succederà, è già successo e non c'è nulla che potete fare per fermarmi. E stavo pensando, come cominciare l'anno se non con il video dei buoni propositi letterari per l'anno appena cominciato? E oggi sono qui proprio per fare questo. Ho guardato alle mie letture del 2019, ho tirato giù un po' di statistiche, ho fatto un punto della situazione e ho preso questo quadro complessivo delle mie letture dell'anno scorso per cercare di capire cosa vorrei fare nel 2020, cosa vorrei fare quest'anno in termini delle mie letture, dei libri che vorrei leggere, degli autori che vorrei scoprire e all that jazz. Quindi, per cominciare, nel 2019 ho letto 60 libri, il che non è poco, va bene, ma potevo fare di più. E quindi ho deciso di impostare la mia reading challenge su Goodreads, che per chi di voi non lo sapesse è un sito meraviglioso dove è possibile trovare tutti i libri esistenti a questo mondo, probabilmente, ed è possibile creare i propri scaffali, segnare i libri che sono stati letti, i libri che si vogliono leggere, interagire con altre persone, insomma quel sito è la mia vita. Senza Goodreads probabilmente impazzirei, cioè sarei completamente uscita fuori di testa anni or sono. E ogni anno è possibile impostare la Reading Challenge, ovvero il numero di libri che si vogliono leggere nell'anno in corso, a 72 libri. Il calcolo veloce che ho fatto è stato: mi piacerebbe leggere almeno 6 libri al mese, i mesi nell'anno sono 12, 6 per 12, 72, quindi 72 libri nel 2020. Naturalmente mi illudo di poterne leggere molti di più, però diciamo 72, che comunque non è malaccio come quantità. Primo proposito, buon proposito letterario per il 2020, leggere almeno 72 libri. Sempre guardando alle statistiche del 2019, mi sono resa conto di una cosa molto molto grave, ovvero dei 60 libri che ho letto, 50-51 se non sbaglio, sono libri scritti da autori che parlano l'inglese come prima lingua, quindi americani, britannici e via dicendo. Soltanto 5 erano libri tradotti, quindi scritti da autori non madrelingua inglesi, e 4 scritti da autori italiani, il che è grave, imperdonabile, inaccettabile, e una cosa del genere non si può assolutamente ripetere in futuro. Non esiste, cioè questa cosa non va bene, è gravissima, non mi piace in prima persona, per cui va assolutamente cambiata. La mia intenzione, il mio buon proposito è di leggere molti più libri scritti da italiani quest'anno, e per cui vorrei dire che almeno 20, mettiamola così, almeno 20 dei 72 libri che vorrei leggere quest'anno devono necessariamente essere scritti da autori italiani, perché una proporzione del genere non si deve assolutamente ripetere mai più nella mia vita. Andiamo avanti. Ho invece poi constatato un paio di cose molto positive che mi piacerebbe ripetere quest'anno, ovvero sempre dei 60 libri che ho letto nel 2019, ben 23 libri avevano tematiche LGBT, cosa che mi ha riempito di gioia perché quasi non ci ho fatto caso. Alcune scelte sono state consapevoli quando dovevo decidere cosa leggere, altre assolutamente no. E quando guardando e contando i libri letti l'anno scorso mi sono resa conto che ben 23 libri avevano tematiche LGBT che facevano parte della storia, io mi sono illuminata, ne sono rimasta entusiasta, estasiata. È una cosa che mi ha riempito di gioia perché mai era successo in passato. E l'anno scorso, alcuni di voi lo sapranno, alcuni di voi non lo sapranno, non mi interessa, cioè non è una cosa che sbandierò ai quattro venti così tanto per, insomma, secondo me è una cosa privata, ma comunque l'anno scorso ho fatto coming out e è stata una cosa comunque importante, sono cambiate tante cose, sono state fatte molte esperienze. Il 2019 è stato un anno molto intenso e
ricco, carico, pieno zeppo di cambiamenti, e forse anche per questo è stato un anno veramente importante, che avrà sempre il suo posto nel mio cuore, nel bene e nel male. E quindi è un qualcosa che mi interessa, che mi sta a cuore. Spero che questo evento si ripeta, spero di leggere molti altri libri LGBT nel 2020. A giudicare dalla marea di titoli che mi sono segnati che usciranno nel 2020, posso dire che, non dico il 100%, ma più della metà di questi titoli sono LGBT, quindi è probabile che si ripeta nel 2020, ma comunque la mia intenzione, il mio obiettivo è quello di riuscire a fare un tag, non so se vi è mai capitato di vederlo, dove praticamente bisogna nominare un libro per ciascuna lettera dell'alfabeto e farlo con libri che hanno soltanto tematiche LGBT. Io non so, al momento, ora come ora, non sarei in grado di fare questo tag perché non ho letto così tanti libri, uno per ogni lettera dell'alfabeto, bla bla bla. Però è una cosa che vorrei fare, che vorrei riuscire a fare per la fine del 2020, magari un po' prima, se riuscissi per il Pride del 2020 sarebbe proprio, sarei la persona più felice di questo mondo. Però vedremo cosa riuscirò a fare. Altra cosa che è successa nel 2019 e che vorrei, che sicuramente si ripeterà nel 2020, è l'aver letto, l'aver ascoltato tantissimi audiolibri. Dei 60 libri che ho letto l'anno scorso, il 50% è audiolibro. E io mai e poi mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Gli audiolibri mi hanno veramente salvato l'anno scorso. Mi hanno permesso di leggere il tanto che ho letto, perché 31 libri li ho ascoltati ed è stata una cosa meravigliosa che, appunto, sicuramente si ripeterà nel 2020, perché ascolto audiolibri quando cammino, quando corro, quando, non lo so, quando ho voglia di ascoltare audiolibri. È una parte integrante della mia vita da lettrice ed è una cosa che amo, adoro alla follia, e sicuramente si ripeterà per questo nel 2020. La cosa che vorrei cambiare però è che dei restanti 30, 14 erano ebook, il che ci sta, erano soprattutto ebook di Ned Galley, ma soltanto 16 erano libri cartacei. E la cosa non va bene non perché bisogna leggere tanti libri cartacei, chi se ne frega, ognuno fa quello che vuole, ma io ho comprato decisamente molto di più di 15 libri nel 2019. Non voglio pormi limiti nell'acquisto di libri, perché so che con me non funzionano. Fortunatamente ho la possibilità di acquistare libri e ne sono eternamente grata, estremamente grata, per cui non voglio pormi limiti da questo punto di vista, ma naturalmente se compro tanti libri non dico che li devo leggere tutti, perché è ovvio che i libri si accumulino nel tempo e poi pian piano si leggono. Però dovrei leggerli un pochettino di più se li compro. Quindi un altro bel proposito letterario per il 2020 è quello di leggere i libri che compro, perché altrimenti non c'è, diciamo, fretta nel comprarli, possono essere comprati in altri momenti, quindi se li compro li devo leggere, semplice. Infine, una cosa che ho intenzione, questo è giochetto, non è un proposito letterario serio, qui adesso stiamo a perdere tempo, quindi se volete la parte importante, tra virgolette, perché qua alla fine perdiamo tempo, però la parte importante del video è finita, da adesso in poi si gioca, quindi se volete restate, mi tenete compagnia e mi date anche qualche suggerimento, perché ho deciso per il 2020 di prendere parte alla Read Harder Challenge di Book Riot. Book Riot è un sito, anche un canale su YouTube molto molto bello, ovviamente parla di libri, e ogni anno loro lanciano questa sfida letteraria, danno dei prompt, delle, come si dice in italiano, adesso Google Translate, come si dice prompt in italiano, qual è la traduzione di prompt in italiano, ma chi cappero doveva dirmelo a me, prompt traduzione, non è una richiesta, beh sì. Ogni anno loro lanciano questa Reading Challenge con una serie di sfide di lettura, e le sfide di quest'anno mi sono sembrate molto molto interessanti, hanno catturato la mia attenzione, quindi mi sono detta
ma sì, dai, facciamolo. E non sono neanche tantissime, sono 23, 24, adesso non ricordo, però insomma vorrei leggerle insieme a voi, commentarle. Naturalmente, se avete dei consigli per una qualsiasi di queste sfide, decisamente fatemelo sapere, perché alcune non sono tanto semplici come potrebbe sembrare. Quindi è anche parte del gioco, parte del divertimento, trovare un libro che soddisfa esattamente le richieste di quella sfida. Quindi cominciamo. Leggere un libro non fiction YA. E io non penso di averlo mai fatto nella mia vita. Ho letto dei libri non fiction, ma non avevano YA come target. Ed è una cosa molto molto interessante. Io ho un paio di titoli in mente che potrebbero andare bene per questa sfida, però vedremo. Andiamo avanti. Leggere un retelling, quindi una rivisitazione di un classico o di una fiaba o di un mito scritto da un autore o un'autrice di colore. Leggere un mistero, un giallo, dove la vittima non è una donna. Finalmente, uccidiamo gli uomini. Sto scherzando. Leggere un graphic memoir, quindi un memoir che sia illustrato. Poi leggere un libro su un disastro naturale. Leggere un libro che abbia come tema il cambiamento climatico. Queste sono due sfide che al giorno d'oggi purtroppo sono, secondo me, molto molto importanti, che possono dare molti spunti di riflessione. Leggere un testo teatrale scritto da un autore di colore oppure queer, quindi LGBT+, e io non leggo molti testi teatrali. L'ultimo che avrò letto sarà stato al liceo, quando si studiava letteratura latina e greca, forse, non lo so, ma comunque è una cosa che va assolutamente cambiata, perché era bello leggere testi teatrali, quindi deve succedere di nuovo, e naturalmente questa sfida è interessante. Leggere un romanzo storico non ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il che mi va benissimo perché io detesto dal profondo del mio cuore la Seconda Guerra Mondiale e anche i libri ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi splendido. Ascoltare l'audiolibro di un testo di poesie, cosa che non ho mai fatto perché non ho mai ascoltato poesie. Ho ascoltato libri, ma non libri di poesia, quindi è una sfida molto molto interessante e sarà un mio piacere farla. Leggere l'ultimo libro in una serie, e questa è una cosa su cui ho bisogno di lavorare, perché io comincio tante serie diverse ma difficilmente le porto a termine. Questo è proprio una mia, come dire, è un tratto caratteriale che purtroppo mi perseguita in ogni aspetto della mia vita, che comincio le cose e non le finisco, quindi assolutamente una sfida letteraria perfetta. Leggere un libro ambientato in campagna, in un'ambientazione rurale. Leggere un romanzo d'esordio scritto da un autore o autrice queer, mi va benissimo, non sarà uno, ma molti, più di uno sicuramente. Poi leggere il memoir di qualcuno che proviene da un background religioso diverso dal tuo. E questa è una sfida anche molto molto interessante, che ha catturato subito la mia attenzione, perché io sono atea, non so se interessa a qualcuno, ma comunque la religione è un tema che mi affascina moltissimo a livello proprio di interesse conoscitivo, non so come dire. E per cui mi piace leggere romanzi in cui ci sono temi religiosi all'interno, insomma è una cosa che mi interessa moltissimo, quindi sono felice. Leggere un libro su una cucina che non hai mai provato prima, cosa molto molto interessante. Non so se è proprio libro di cucina o anche romanzo che parli di cucina, questo non lo so, però vabbè. Si è in bilico, no? La posso interpretare come voglio, quindi sarà fatto. Leggere un libro romance che abbia come protagonista, o comunque come personaggio, un genitore single. Va bene detto in italiano così? Un genitore che sta da solo, insomma. Poi leggere un libro che sia lungo più di 500 pagine, scritto dopo il 1950 e da una donna, e ho già un paio di idee per questo. Leggere una novella sci-fi o fantasy sotto le 120 pagine. Leggere un libro illustrato il cui personaggio principale sia parte di una comunità emarginata. Leggere un libro scritto da o su un rifugiato.
leggere un libro per giovani ragazzi che non sia ambientato negli Stati Uniti o in Inghilterra, leggere un libro il cui protagonista principale sia affetto da qualche disabilità, leggere un... questa sicuramente la modificherò leggermente, la reinterpreto a modo mio, perché sarebbe leggere un libro horror pubblicato da una casa editrice indipendente. A me gli horror non fanno impazzire, non voglio forzarmi a leggere libri che so che non mi piacciono, insomma che non sono proprio per me, per cui diciamo leggere un libro pubblicato da una casa editrice indipendente, tagliamo via la parte dell'horror. Poi leggere una rivista letteraria in digitale o cartacea. Ed infine, last but not least, leggere un libro di qualsiasi genere scritto da un autore che provenga dalla tua regione o dalla città in cui sei nato. Questa sfida era leggermente diversa perché era autori nativi, indigeni, naturalmente scritta per quelli provenienti dall'oltreoceano, diciamo. Io l'ho un pochettino rivisitata, quindi un libro scritto da qualcuno che proviene dalla mia regione, che sarebbe la Basilicata. Quindi, queste sono le sfide della Read Harder Challenge. Come avete potuto vedere, sono molto molto interessanti secondo me, e se avete consigli di qualsiasi tipo che possano aiutarmi per una di queste sfide, decisamente fatemelo sapere nei commenti. Questo video si conclude qui, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere com'è andato dal punto di vista delle letture il vostro 2019, quali sono i vostri buoni propositi per il 2020. Naturalmente tutti i miei link per i social, per Goodreads o qualsiasi altra cosa e compagnia bella sono giù nell'info box per restare in contatto e chiacchierare di libri. E niente, noi ci vediamo molto molto presto con un altro video. Intanto baci e abbracci, a presto.